Allora, salve cari amici, adesso vi farò vedere un video di un qualcosa che riguarda Andria, un video di un qualcosa che richiamo da più tempo. Oggi sono riuscito perlomeno a beccare la situazione in diretta. Vi dico soltanto che questo video lo vedrete ad una velocità più alta per velocizzare i tempi e non tenervi 10 minuti fermi sullo stesso posto. Guardate sullo sfondo dove c'è l'isola ecologica di Via Stazio ad Andria e guardate cosa sta accadendo. Adesso vi faccio vedere da vicino quello che è stato scaricato è che i poveretti, come avete visto nel video, svuotavano perché comunque controllavano dentro cosa c'era e se lo prendevano magari da gettare. E quindi guardate un pochettino in quale situazione si trova l'ingresso della nostra isola ecologica. Senza fatte e soluzioni, la castità, tutte più, la verginità, tutte più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tutte più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Ora, dopo aver visto queste immagini, viene da sé chiedersi perché continuo ad essere inascoltato in quello che sto chiedendo. Chiedo oramai da tempo, immemore,
questi benedetti tre ruote che girano per Andria costantemente, che vanno a gettare i rifiuti in qualsiasi zona di Andria, fuori in campagna, davanti alle isole ecologiche, in qualsiasi giorno, qualsiasi orario, oggi è domenica, vengano comunque fermati dalla polizia municipale, vengano fermati e controllati perché comunque è gente povera, è gente che viene sfruttata da altri andriesi che gli danno una fesseria di soldi e consentono quindi di svuotare le loro cantine, di andare a gettare poi tutto in campagna, ovunque, e quindi questa gente poveretta viene sfruttata, però in qualche modo bisogna comunque arginare questo fenomeno. Arginare questo fenomeno magari o bloccando i tre ruote o bloccando direttamente alla fonte coloro che caricano questi tre ruote. In fondo non ci vuole molto, perché comunque questi tre ruote potrebbero scaricare, portare questi oggetti solo se fossero delle aziende, invece così non avviene. Tra parentesi, noi paghiamo già un servizio per gli ingombranti, servizio che ripeto è gratuito per i cittadini andriesi, perché comunque lo paghiamo, basterebbe chiamare il numero verde, loro si presentano di notte, caricano la roba e vanno via. Gli andriesi non lo sfruttano perché magari si vergognano o altro, sfruttano questa povera gente che per quello è ripreso da lontano per non farla vedere, e alla fine la situazione è scandalosa. Per quello continuo per l'ennesima volta a chiedere, chiedo a chiunque faccia parte dell'amministrazione, ai consiglieri comunali, di proporre questo in consiglio comunale, e cioè che questi benedetti tre ruote vengano fermati per fermare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti non solo davanti all'isola ecologica, ma in qualsiasi zona di Andria. Grazie.